ci dicevano che con l'entrata nell'euro la nostra economia sarebbe cresciuta, che il nostro sistema produttivo avrebbe avuto nuove opportunità e che sarebbero aumentati i posti di lavoro. Risultato: oggi siamo vicini al baratro, alla recessione, le banche sono al collasso e non sostengono più né le imprese né le famiglie, l'euro rischia di saltare, molti paesi rischiano il default. Vi risulta che qualcuno di quelli che si sono spesi di più per farci entrare nell'euro per caso hanno chiesto scusa in questi giorni? D'Alema, Bersani, Fini, Casini, Prodi, Amato, i grandi economisti che scrivono sul Corriere, su Repubblica, sul Sole 24 Ore. Nessuno, nemmeno uno, anzi, si sono riuniti tutti in una vera ammucchiata, destra e sinistra, a sostegno del governo Monti. E adesso la loro proposta qual è? Taglia le pensioni, taglia la sanità, taglia gli enti locali, nuove tasse ai contribuenti onesti che ne hanno già pagate fin troppo, questa è la loro ricetta. E nessun taglio agli sprechi del sud, come al solito, i governi tecnici vanno a prendere al nord e nessun taglio agli sprechi del sud. Vogliono far pagare tutto ancora una volta al nord e ai cittadini padani e questo per quanto ci riguarda è inaccettabile. Non è colpa dei lavoratori del nord, non è colpa dei cittadini padani se questo paese non funziona, noi lo sappiamo molto bene e non possono essere sempre gli stessi a pagare per gli errori degli altri. A Roma, alla Camera e al Senato faremo da soli opposizione. Ci batteremo con tutte le nostre forze a difesa della nostra gente e del nostro territorio, ma sarà in questo Parlamento che andremo tutti assieme a decidere del nostro futuro. Tutti devono aver chiaro che d'ora in poi dobbiamo essere noi i protagonisti del nostro futuro e che non siamo più disposti ad accettare scelte imposte dai palazzi di Roma e dai palazzi di Bruxelles. C'è il manifesto della Segreteria federale che in questi giorni è in tutte le sedi della Lega, credo che riassume bene questi concetti e dice: siamo arrivati al dunque, non resta che l'indipendenza della Padania. Comunali, i sindaci, i presidenti dei consigli provinciali, i presidenti di provincia, i consiglieri regionali, deputati, senatori e parlamentari europei iscritti alla Lega Nord.